Salve signor Fenn, ero venuto a chiedere un po' di pane prestito a sua moglie, ma è andata un attimo di là. Bene, bene. Che ne dice signora Diaz del posto che ho trovato? Eh già, adesso tutti trovano un posto, eh? Lavora nella fabbrica dei motori, costruisce apparecchi da bombardamento. Attenta con quella lingua. E anche lei uno di quelli. Io non sono di nessuno, faccio il mio lavoro. Ma Marta dov'è andata? Mi dispiace, avrei dovuto prepararla, mi sa che è successo un guaio. E quando sono arrivata c'era qui il postino, ha dato a sua moglie una lettera, lei la letta e se n'è andata di là tutta sconvolta. Ma tanto sconvolta. Marta, cosa è successo? Chi è morto? Franz, c'è anche una lettera. Oddio mio, che gli è successo? Una disgrazia. Era nell'aviazione, vero? Sì. E in servizio che è successo? A Stettino durante un'esercitazione notturna, dice la lettera. Un'esercitazione? Non la vengono a raccontare a me. Le dico quello che c'è scritto qui, viene dal comando del campo. Ma in questi anni vi è mai scritto da Stettino? Insomma, per cercare di farti forza. Sì, lo so, lo so. Mi dispiace, era una così brava persona, suo fratello. E vuole che le prepari una tazza di caffè? Sì, grazie signora, se riesce. Sono gran brutti colpi questi, eh? Herbert, puoi lavarti. C'è tempo. Si offende. C'è tempo. Ma vi ha mai scritto da Stettino? Le lettere sono sempre venute da Stettino. Beh, sarà bene andato anche al sud. Al sud dove? La Spagna, la bella Spagna. Su, Marta, cerca di farti forza. E lei, signora Diaz, non parli così in questo modo, in questa casa. Fanno le loro cose la chetichellano e sono capaci di far sembrare questa cosa un'azione eroica, non far vedere niente alla luce del sole. L'altro giorno uno in birreria si dava un sacco di aria e diceva che loro sono capaci di fare la guerra senza che nessuno lo sappia. E poi, sa cosa fanno? Quando un aereo da bombardamento viene abbattuto e loro si buttano col paracadute, gli altri dall'altro aereo sparano ai loro compagni con la mitragliatrice perché non dicono ai russi di dove vengono. Herbert, ti prego, portami di là. Mi dispiace, signore, io non volevo farla star male ancora di più, ma sa, come la sanno nascondere le cose loro, lo sanno benissimo che è un delitto e che la loro guerra deve aver paura della luce. Ma che esercitazioni fanno? La guerra fanno! Non parli così in questa casa! Ti senti meglio, Marta? E anche lei è uno di quelli con l'acqua in bocca, eh? Ma qui la lettera dice tutto! Adesso basta! Sì, basta perché le hanno dato un posto. Anche suo cognato le hanno dato un posto. E guarda caso, ha avuto una disgrazia con uno di quei cosi che fabbrica lei nella fabbrica di motori. Questo è troppo, signora Diaz. Io fabbrico di quei cosi lì. E gli altri cosa fabbricano? E suo marito cosa fabbrica? Lampada incandescenza. E quelle lampade a cosa servono ad illuminare? Forse dei cannoni o delle corazzate? Per Dio, non c'è nulla che non venga fatto per la guerra. E se permette, dove devo andare a cercare lavoro? Devo morire di fame? O non nella guerra? No, di fame no, chiaro, uno deve lavorare come può. E tu, Marta, fammi il piacere di non andare vestita così a lutto, sai che non voglio. Non vogliono le domande che ne nascono. Ma credi che devo cambiare? Ma certo, se no addio posto! No, io non mi cambio. Ma come? No, io non mi cambio, mio fratello è morto, io porto il lutto. Se non fosse stato per Rosa che ha comprato i vestiti per la mamma, tu a quest'ora non potevi vestirti così, a lutto. Non sopporto che mi si impedisca di mettermi a lutto, mio fratello è morto. Io potrò pure piangere. Che vuoi? No. Che cosa c'è andato a fare la Spagna? Sta zitta con la Spagna. Sì, ma Fanny. Ci potrebbero succedere anche cose peggiori se continui a parlare così. E allora che mi vengono a prendere? Hanno campi di concentramento anche per donne. Che mi ci mettano? E a me non mi è indifferente che mi abbiano occupato il fritto. Che cosa c'è andato a fare la Spagna? Sta zitta con la Spagna, ti ho detto! Perché altrimenti non abbiamo, non hai più il posto di lavoro. Per quello che dobbiamo stare zitti, dobbiamo tacere per questo.
zitta, che non serve a niente.